Bentornati su New Retro, questa volta giochiamo a Ghostbusters 2021, che si chiama così perché lo sviluppo di questo gioco iniziò diversi anni fa. È un gioco sui Ghostbusters che però non è canon, cioè non è ufficiale. Andiamo a vedere. Il gioco ovviamente uscì nel 2021, ma poi è stato ricraccato nel 2024. Fatto da Dave Eyeson con la musica di Roland Emmerich. La grafica sembra molto quella dei giochi Lucas, prima maniera, tipo Maniac Mansion o Zack McCracken, no? La musica è fatta bene. Piace molto la musica. Sembra un remix della musica in versione gioco di David Crane 1984 dell'Activision. Caratteristiche del gioco è che i fondali credo siano fatti tutti in pezzi. Infatti sì. L'ascensore arriva come nel primo film, no? Che andavano nell'albergo. Allora, mi è appena venuto in mente che non abbiamo fatto un vero test dell'equipaggiamento. Questo lo diceva Igo Spengler a Ray Stantz nell'ascensore, o al contrario, non mi ricordo, nel primo film, no? Allora, come sono i controlli? Prima metto il joystick in porta 1, perché in porta 2 non va. Sì, ok, in porta. Guardate che figata, l'animazione è proprio Zack McCracken praticamente. Ci abbiamo tre trappole. Ecco. È vero che non abbiamo mai fatto un test perché non so come si gioca. Allora, devo entrare nella porta? Ah, è tipo quelle avventure con le porte lì, quelle tipo al labirinto, no? Qui c'è un computer. Ma la porta è scomparsa. Ah no, quella sotto? No. Ma perché le porte scompaiono? C'è un'attività paranormale, la porta da cui siamo arrivati è scomparsa. C'è pure il quadro. Cos'è questo? È un Mig Twinkie che è praticamente un plum cake, come dicevano nel film, no? Che dicevano l'attività paranormale è come se fosse un gigantesco plum cake, diceva cosa? Igor Spengler, no? Non ricordo le battute precise del film, perché la memoria mia è quella che è, però. Posso. Sì, posso sparare! Posso sparare! Che bello! Con lo zaino protonico. Il gioco è fantastico, però i fantasmi ancora li dobbiamo trovare. Però perché le porte ogni tanto scompaiono? No, ah! Ma c'è qualcosa che non va, perché. Cioè, la porta la posso attraversare, ma non c'è. Ma sono. Aiuto, Slimer! Kippiamo Slimer, Slimer! Beccate questa! Dobbiamo indebolirlo. Aia! Mi ha smerdato! No! Ah, il fantasma per fortuna, se usciamo e rientriamo, non, la forza sua del fantasma non si resetta, quindi. Ah, Slimer, vaffanculo! Non mi smerdare, Slimer! Aiuto! Vieni qua! No! Devo acchiapparlo? Come faccio a mettere la trappola? Come faccio a mettere la trappola? Nice shooting, Tex! Diceva Peter Venkman nel film. Si è rallentato, si è rallentato, sempre più lento. Come faccio a mettere la trappola? Raga, devo mettere la trappola. Con la T forse? Non preme la T. Sì! Ho messo la trappola, ma l'ho messa in punto stronzo. Sì, l'ho catturata con la T. Due nella cassetta, siamo forti. Noi redi vivi e loro redi morti. Ovviamente qua in inglese era diversa la rima. Comunque, ok. Punteggio 1, ho preso uno slime e ho fatto un punto solo. Cioè che fighissimo, ragazzi. Io tra gli altri fantasmi, siamo nel Sedgwick Hotel. Un altro Twinkie che mi ridà tutta l'energia. Il plum cake. Ma le stanze sono tipo tutte casuali. C'è un altro Twinkie, non lo prendiamo. Possiamo tornare indietro a prenderlo dopo che abbiamo sconfitto quest'altro cugino di Slimer.
cugino di slime. Allora, il gioco vedete però è molto semplice. Penso che vada avanti all'infinito finché non muori. E prendi. Alla fine ti dici il conteggio, ti dice quanti fantasmi hai preso. Ah, ma ci abbiamo una trappola piena. Vedete sotto in basso? Ci dice che una trappola è piena. Ci abbiamo due trappole vuote. Quindi poi dove le svuotiamo le trappole? Questo è un problema. Ok, fantasma rallentato. Adesso metto la trappola. Vai, trappola, eccola. Entra nella trappola. No, no, ho sprecato una trappola. No, aspetta, no. La trappola non è sprecata perché non... Vai, trappola. Perché me l'ha ridata. E non niente, non sono riuscito. Mi ha smerdato. Porca puttana. Io riuscì a capire come svuotare trappole però poi, eh. Vai. Ma non riesco. Mi ha smerdato. Devo mettere la trappola in modo che lui ci casca tipo così. Sì, grande. Due in cassetta, siamo forti. Stavolta davvero due in cassetta. Andiamo a prendere il Twinkie, raga, perché devo prendere il Plum Cake per avere l'energia. Eccolo qua. Ci sarà anche un boss? Non credo, perché il gioco è molto semplice. Però è figo. Magari in futuro verrà migliorato sto gioco, eh. La camminata alla Zack McCracken mi fa morire, è troppo bella, raga. Niente fantasmi qua, eh. Ah, ma qua è sempre uguale, raga. Siamo entrati in un loop di Ah, quindi il gioco non è finito, raga, è preview allora. Perché qua è sempre uguale. Come faccio a svuotare le trappole? Provo a tornare indietro. Torno su? Ma sì, c'è una stanza. Ci sono delle stanze invisibili qua. C'è un divano? Attenzione, mo' m'addormo. Che succede se va in sovraccarico il prodotto? Niente, non mi spara più, devo aspettare che si ricarica. Aiuto, c'è un fantasma diverso, raga, ha attraversato il muro? Attraversato il muro e noi ce la siamo presa. Cerchiamo di acchiappare un terzo fantasma. Vediamo che succede quando le trappole sono tutte piene. Sì, però vedete che buggato. Cioè, si può entrare pure nelle porte invisibili. Cioè, sto gioco ha bisogno di qualche sistema. Di essere sistemato un po', eh. Vedete, qua va in loop la stanza. Non funziona perfettamente. Eh sì, c'è bisogno di qualche aggiustamento ancora. Nonostante dal 2021 ancora non l'hanno finito sto gioco praticamente. Torniamo indietro. Ma siamo in un loop ectoplasmico fantasmoso. È un'illusione creata dai fantasmi. Torniamo indietro. Ma qua la porta c'è, la porta invisibile qua? No. Computer. Ci sono le porte invisibili qua. Ma si è cambiata la stanza, prima non era così. Mi ricordo quel gioco Do Not Play This Game in cui il labirinto cambiava ad ogni passo. Qua più o meno stavo lì, eh. C'era un fantasma diverso, ma non riusciamo a prenderlo. Dove cacchio è andato? Stanze e cose tutte uguali. Niente, raga, non riusciamo a trovare l'ultimo fantasma. Dov'è? Dove sarà l'ultimo fantasma infame? Voglio cercare di finirlo. Perché penso che siano solo tre fantasmi dentro sto. Allora, io... ovviamente, difficilmente l'autore sarà all'ascolto in questo momento, però a volte è capitato, ricordate Alfingue, ha visto qualche mio video, se ricordate l'autore dei giochi Seuk. Allora, se l'autore fosse all'ascolto, qualcuno gli traduce quello che dico, ma secondo me
Visto che comunque queste stanze sono piuttosto generiche e si possono adattare a vari tipi di case, vari tipi di cose. Ovviamente bisogna sistemare il sistema delle mappe per non far incastrare. Se me ne vado, non so buono. Allora, tipo, si può fare una mappa cittadina con gli allarmi come nel Ghostbusters originale, poi sta fase qua dove entriamo nella casa. E ogni casa si fa che c'ha un numero variabile di fantasmi tipo da 1 a 3. Capito? E poi bisogna fare che tocca tornare al quartier generale per svuotare le trappole. Niente, ragazzi, non riesco a... Non esce dall'ascensore, non riesco a trovare l'ultimo fantasma. Giriamo un altro po', eh. Vedete che però c'è un errore, c'è un bug con le porte qua. Io voglio beccare l'ultimo fantasma, dove sarà mai? Qua siamo nuovamente nel loop di stanze. Qua è incredibile sto gioco, non riesco ad andare avanti, vaffanculo. Non funziona sto gioco, è rotto. Vabbè. Allora, speriamo che lo sistemino, dai, che faccia una versione definitiva. Con magari più roba dentro, però è fighissimo sto gioco. Dovrebbero riprenderlo in mano e completarlo, perché questo è proprio un gioco di Ghostbusters come lo vorrei io. Se fosse più completo, con più nemici, magari le chiamate, la mappa cittadina, sarebbe figo. Oh, dai, è figo, però non siamo riusciti a finire la partita nemmeno. Per questa volta è tutto. Ciao ragazzi, alla prossima. Spero che il gioco vi sia piaciuto. A me sì, spero che lo migliorino. Ciao ragazzi, ciao ciao. Allora, aspettate un attimo, ho trovato un'altra versione del gioco. Ok, dove c'è anche un trainer. C'è anche un trainer e ci sono anche dei documenti che ti spiegano il gioco com'è. Allora, la musica è quella di Keshiro, della sigla italiana di Keshiro, giustamente Yugo de Force, che vuol dire che fa, fantastico. Ma è bellissimo, è fatta proprio bene, sentite come suona bene. Che bella. Ma comunque, l'obiettivo del gioco è catturare due tipi di fantasmi. Uno con le trappole e l'altro che devi solo toccare per avere punti bonus. Ah, quindi l'altro andava toccato prima che scappava. Dopo che tre fantasmi sono catturati, devi raggiungere l'ascensore e muoverti verso il prossimo livello. Però solo un livello è stato prodotto, sembra, e speriamo che poi ne facciano altri. Anche io non sono manco riuscito a finire il primo livello. Allora, codice con più, andiamo avanti nella... Allora, joystick in porta 1, T per la trappola, solo se l'energia del fantasma è bassa, altrimenti non apparirà. Sentite che bella la musica. Vabbè, Yugo de Force, quindi ci hanno detto come giocare, ma già l'avevamo capito più o meno, anche se non sono riuscito a finire il livello. Ma sentite che bella la musica di Keshiro. Ok ragazzi, per questa volta è tutto. Spero che questo gioco vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Spero che in futuro completino sto gioco, sistemino i bug e lo rendano più completo, perché il gioco promette molto molto bene. Nonostante sto gioco sia stato iniziato nel 2021, adesso ancora non l'hanno finito, sono passati anni. Vabbè, per questa volta è tutto. Ciao ragazzi, alla prossima, ciao ciao.